Siamo quest'oggi in compagnia della dirigente scolastica dell'Ipseo Avarnelli di Cingoli, con cui parliamo dei tanti progetti che questo istituto di istruzione superiore porta avanti ormai da diverso tempo. Partiamo proprio dal progetto legato al pranzo di Natale, che anticipa appunto le festività natalizie, un progetto che vede coinvolti davvero tantissimi alunni. Sì, praticamente è un progetto che noi portiamo avanti da molti anni. Ogni anno in questo periodo, sotto le feste, organizziamo questo pranzo anche per sottolineare con i nostri ragazzi l'importanza del dono e del volontariato, quindi della importanza di mettersi a disposizione degli altri, quindi di vivere il Natale e le feste con questo, diciamo, obiettivo, che è quello appunto del dono e della disponibilità verso chi magari ha difficoltà. Quindi in questa sede, nella sede del pranzo, abbiamo i sacerdoti e le suore di Cingoli che collaborano con noi con questo progetto, i docenti che l'hanno organizzato e che lo seguono con i ragazzi, sono in particolar modo i docenti di religione cattolica. E poi ovviamente abbiamo la partecipazione delle autorità e di tutte le persone che desiderano iscriversi tra docenti e anche esterni. Quindi è una bella occasione per trovarsi e non solo scambiarsi gli auguri, ma anche parlare di volontariato, che è un tema molto importante. E i ragazzi che frequentano i vari corsi sono loro stessi protagonisti, perché realizzano insieme ai docenti e collaboratori il menù che poi proponete per il pranzo. Esatto, quest'anno abbiamo scelto di proporre un menù appunto realizzato dai docenti con i ragazzi, che ha come tema la guerra, la pace e la guerra, e quindi abbiamo recuperato delle antiche ricette che venivano, diciamo, eseguite durante i periodi di guerra, come si mangiava nel periodo di guerra. Quindi abbiamo scelto questo tema perché il tema della pace, quindi di conseguenza anche della guerra, è quanto mai attuale, e quindi abbiamo un menù dedicato a questo, che deve essere anche un'occasione per i ragazzi per riflettere anche sulle vicende dell'attualità. Quindi con i docenti, in particolare il professor Stefano, che è, diciamo, il professore che è un po' l'artefice di questo progetto, hanno fatto una ricerca, hanno fatto anche delle interviste, hanno ricercato delle ricette del periodo bellico, quindi proprio quando l'Italia era in guerra, e quindi riproporranno domani proprio alcune di queste ricette nel menù. Ospite a questo pranzo di Natale dell'alberghiero di Cingoli anche il primo cittadino Michele Vittori, una bella occasione per questi ragazzi che per crescere sotto il profilo professionale ma anche per il lato umano. L'occasione innanzitutto per rivolgere a tutti gli ospiti, a tutti i professori, ai dirigenti, a tutte le autorità presenti, ma soprattutto agli studenti che stanno lavorando anche oggi per far sì che tutti noi, insomma, possiamo assaggiare le loro prelibatezze. Quindi l'occasione è gradita per ringraziarli per il lavoro di oggi e per tutto quello che fanno durante l'anno, e per augurare a loro e alle loro famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo, con la consapevolezza che l'Istituto Alberghiero rappresenta per Cingoli un'eccellenza sotto tanti punti di vista, e ci sono state anche nel corso del 2022 e ci saranno anche per il futuro delle belle occasioni per poter collaborare al fine di promuovere le eccellenze del territorio e questo importante istituto che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città.